Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi volevo provare la nuova videocamera, che non è nuova, me l'hanno prestata, e però volevo provare comunque a vedere com'è la qualità. Diciamo che in caso vi piacesse la qualità, potrei anche pensare di upgradare la videocamera a breve. Pensavo più a un Alpha o una Sony, però volevo provare questa, che è una Canon 750D, giusto? Quindi in caso like per la qualità se vi piace. Quindi, visto che lo aspettate da tanto, vi farò vedere il tutorial della verticale, la base su come imparare la verticale e approcciarsi magari a qualcosa di più avanzato. Ci state? E se non l'avete ancora fatto, seguitemi su Instagram. Lo so che ve lo dico sempre, però comunque 10.000 su YouTube, 5.000 su Instagram, c'è sempre questo dislivello che minchia, inciampo sui 5.000. Cazzo, fatemi fare lo swipe up pure a me su Instagram. Ah, ovviamente farò vedere anche un po' di squat e stacco pesanti che sono nella sessione di allenamento di oggi. Quindi andiamo. Vi ho fatto vedere un po' di stack e squat e non mi facevo vedere da mille mesi e anni, quindi comunque lo continuo a fare, continuo a allenare stack e squat e panca ogni giorno, tutti i giorni, cioè diciamo 3 volte a settimana. Come iniziare con la verticale? Oggi mi vedo un altro ragazzo, avete già visto il mio video di Walter? È un ragazzo che ci avevo fatto presente. Walter. È quello che ci ha fatto il versus foot degli hamburger, quello che ha perso. Stranamente. Allora, sia lui che io stiamo ricominciando a fare la verticale dopo tanto tempo. Diciamo che io mi sono fatto aiutare. Cazzo te faccio, cioè, con la bocca aperta. Facci un sorriso almeno. Comunque io non sono un maestro di verticale, quindi mi sono fatto aiutare da un altro ragazzo con qualche tutorial, oltre ai video su YouTube che comunque ho seguito per me, per imparare a farla. Quindi dopo mi sono fatto dare alcune dritte da un altro ragazzo, che è Francesco Antonucci, poi vi lascio il link comunque. Metterò anche qualche sua clip perché è veramente forte in verticale, è uno dei più forti d'Italia, darò anche in televisione con Michel Lunziger. Ora vi faccio vedere dalla base fino a una verticale quasi buona, ok? Partiamo dalla base. Allora, intanto vediamo la mobilità e la forza sulla spalla. Questa penso sia molto facile da fare per tutti quanti. Allora, prima partite portando le spalle molto avanti e premendo con le mani e con le spalle verso indietro. Più avete mobilità, più potete andare avanti. L'importante è lasciare le mani avanti alle spalle. Una volta che avete tirato leggermente le spalle, comunque avete avuto una buona elasticità e avete capito come mettere forza sulle spalle, cominciate a mettere i piedi a muro per la classica verticale a muro. Schiena rivolta verso il muro e porti le gambe avanti, ok? All'inizio potete tranquillamente poggiare anche il culo, fino a poco a poco riuscite a staccare anche quello. Mettete like. Basta. Like. Sempre sì. Parla con il campo. Calcola sempre dove va l'equilibrio della verticale. L'equilibrio va sempre sul palmo della mano. La pressione si applica sul palmo, la pressione. Ok, la pressione sì. La pressione va sul palmo e si spinge con le punte per trovare l'equilibrio. Nel caso stai cadendo in avanti, invece di fare il classico passetto, faccio vedere. Per evitare questo. Per evitare la camminata, spingete con le punte
delle dita, ok? Però il peso e l'equilibrio è sempre sul palmo. Tornando indietro in un passo e trovare la linea col muro. Cosa vuol dire trovare la linea col muro? Appiccicandoti col petto verso la parete. Ora vi faccio vedere. Maglio, hai visto questi che hai sistemato? Hai visto che sei sistemato? Ti lascio via, cazzo. Poi ti metti a posto. Così, fino ad avvicinarti. A poco, dopo che avete trovato l'equilibrio, cercate di attaccarvi sulle punte dei piedi. Una volta trovato l'equilibrio e la linea, cominciate a staccare dal petto, cominciate a staccare il busto, il bacino, le gambe fino a rimanere attaccate solo con le punte dei piedi, ok? Però un'altra cosa che è lo step dopo è farla libera. Come dobbiamo arrivare a farla libera? Calcoliamo prima la linea sbagliata e la linea corretta. Walter, fai vedere la linea sbagliata. Questa è una spanciata, va solamente a crearti problemi sulla colonna vertebrale e noi non vogliamo altre ernie, giusto? Oltre a spostare il baricentro avanti che finisci un'altra volta, esatto. A camminare. È vero. La linea dritta della verticale, come mi ha detto il maestro Antonucci, è, immaginate che il vostro corpo deve seguire una linea, disegnate una linea immaginaria. I palmi, le spalle, il gluteo e le punte dei piedi rimangono su quella linea, ok? Provo a farla il più corretta possibile anche se non sono ancora così esperto. Cercate il più possibile, magari ho sbagliato, non l'ho fatta perfetta, di mantenere piedi, gluteo, spalle e mani sulla stessa linea. In quel caso la verticale è dritta. Però non mi puoi interrompere, eh? Prima di passare alla verticale dritta, ok, precisa, potete passare a qualche protetica inferiore. Ad esempio, Martino, vieni qui, faccia la spinta. Sposti l'equilibrio avanti e indietro, così da trovare un punto stabile che non sia dritto, ok? Stai avendo come quando andate su una fune e avete un bastone per stabilizzarvi, potete utilizzare le gambe allo stesso modo. Un altro modo, anche secondo me più semplice, è la split, cioè la straddle. Vai. Con la straddle riuscite a sentire molto di più il peso sui palmi. Tra l'altro con la straddle si accorcia anche la leva totale. Vero. E questa volta genera molto più stabilità. Ecco perché ho preso un matematico che non c'entra nulla, però fin da qui ci sono molti altri consigli che posso darvi. Per esempio, calcolare che il peso della spalla è dritto, non vai a mettere la mano così, così, in altri modi, no, è dritta la mano, non è come la plancia ad esempio che ti metti così, che l'equilibrio ti rimane sempre dritto, il braccio insomma. Per quanto riguarda la forza sulla spalla, la forza sulla spalla si allena, ragazzi, se non avete stabilità per tenere il vostro peso, anche se pesate magari 60 kg ma non siete forti di spalle, la potenziate partendo dal muro, facendo delle spinte. Comunque la spalla si potenzia sia in sala pesi sia nel calisthenics. Una volta arrivati a una buona stabilità e anche una buona forza sulla spalla, si fa la pressa in verticale. Pressa in verticale che vi farà vedere il Sir Walter. Verticale di impostazione di forza. Vai. Poi la verticale di impostazione si fa anche in un altro modo. Ovviamente chiusa, completa. La parte concreta della verticale, la parte concreta, quella a cui tutti ambiscono, i piegamenti in verticale. Walter, so che sei un esperto di piegamenti in verticale. Oh, devi stare più proprio. Vai, scendi. Prima di passare ai piegamenti in verticale specifici, aumentiamo la forza sulle spalle e anche leggermente l'equilibrio, quindi si parte col farle a muro. Cercate di mantenere sempre la linea. Faccio vedere io se riesco a fare i piegamenti in verticale. Fermato perché sono abbastanza stanco. La verticale è, diciamo, conclusa, cioè quello che dovete sapere della verticale penso sia tutto. Fatto dalla base fino a questo punto, quindi
passaggi di base, ricordatevi sempre queste cose. Oggi sono stato fin troppo serio, fin troppo, quindi ok. Adesso faremo una lezione con Jill Cooper. Adesso vi lascerò di seguito qualche video di Francesco Antonucci per farvi vedere dove si può arrivare con la verticale, ragazzi. End master, end balance master, può diventare veramente forte. Lascio qui un video, gustatevelo. Se vi stesse chiedendo perché ho appena fatto vedere gli addominali allo specchio, è perché ho allenato addome dopo, penso, 2-3 mesi. L'ho allenato un pochetto che magari a Rimini arriva più scolpito. Magari no, magari arriva più sporco perché mi riempio d'acqua, però passano 2 giorni, ci potrebbe stare. Allora ragazzi, quello che vi ho fatto vedere è un tutorial base della verticale. Non è un tutorial esperto, cioè non sono un esperto nello spiegarlo. E spero ovviamente abbiate capito qualcosa, quindi vi do un consiglio basilare. Oltre quello delle mani, comunque tutto quello che vi ho detto prima, mantenete l'esecuzione, cioè la propedeutica più efficace per voi, quindi che fate più secondaggio, ma nemmeno troppo lungo. Per esempio, se al muro ci state 40 minuti, è inutile farlo al muro. Spostatevi leggermente, ok? È sempre più difficile staccarvi sempre più dal muro. Trovate la propedeutica adatta a voi, così riuscirete a fare sicuramente qualcosa di buono sulla verticale. E se la fate, ragazzi, allenate la verticale, qualsiasi cosa, mi taggatemi su Instagram scrivendo grazie coach Foyce, che mi fa sempre piacere. Quindi vi ricordo di seguirmi su Instagram se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo a Rimini domani, perché questo video esce giovedì, cioè domani. E ci vediamo dopo domani a Rimini, quindi venerdì a Rimini. C'è anche la figa! Mamma mia, a fiotte. Lasciate like se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, arriva a 1000 like per il prossimo tutorial. Su qualsiasi altra cosa voi vogliate, scrivetelo nei commenti. Ci vediamo al prossimo video, io me ne vado. Ora con la donna e vado a casa, ciao. C'è un peso da solo un lato. Però avete visto? Fare le chiappe.